C'era una volta la passerella sull'Arno che collegava Badia a Settimo, comune di Scandicci, con San Donnino, comune di Campi Bisenzio. Fino all'inizio degli anni 70, poi venne abbattuta, erano cambiate anche le norme per il rischio idraulico e di sicurezza e poi non se ne è più parlato. Sono però circa 100 anni che si parla di una passerella che colleghi i due comuni. Ebbene, adesso la passerella esiste, sono iniziati i lavori, dureranno all'incirca un anno e mezzo per un investimento di 4 milioni e 300 mila euro della città metropolitana. Sarà una passerella pedonale, quindi per pedoni e biciclette, alta 12 metri e lunga 180 in acciaio Corten tipo Deor. L'importanza di questo collegamento è che adesso da Badia Settimo in bicicletta o a piedi si potrà direttamente arrivare alla stazione di San Donnino e da lì in 17 minuti col treno a Firenze. È attesa da così tanto tempo che sembra che esista già, ma in realtà solo ora possiamo dire davvero che i lavori cominciano. È un'infrastruttura fondamentale per collegare queste due aree tra i comuni di Scandicci, Lesigne e Campi Bisenzio. Il risultato di un impegno economico che è stato possibile grazie alla disponibilità del piano per le periferie e degli altri fondi per gli investimenti che la città metropolitana ha utilizzato. È anche la dimostrazione concreta che la grande Firenze esiste davvero ed è fatta di queste cose, opere utili ai cittadini che riguardano principalmente la mobilità.